contro Fiorenza, ci ha provato la nostra. Un applauso sportivissimo dei battuti, Massimo!
Peppa. Insieme a te combattere. Una foto per me. Hai fatto una mascia! Sta arrivando la fila! Portare la pila a vincere il pari dopo più di 40 anni! Non so soddisfazione! Vai. 5 persone intorno al cavallo, vai! Se riesce una foto veloce, che parte? Proprio in mezzo alla volta. Da più di 40 anni il palio. Francesco, a chi dai di questa grande storia? Ciccio, grande! Bellissimo, lo dedico a tutti loro che non mi hanno mai abbandonato. Abbiamo fatto anni bellissimi in Gondrara e questa era la ciliegina solamente sulla torta. Abbiamo fatto i tutti in Gondrara finalmente. Una vittoria. E poi lo dedico al nonno. La dedichiamo a tutti quelli che non ci sono più. Canti, Gondrara Iori, Pela. Il primo palo dell'82 era l'inizio della cavalcata, sì, questo è un momento storico anche per la Gondrara questa. Quanti Gondrara Iori, a priori, ecco, come lei, ecco, quante sofferenze vedete sono state. Quante sofferenze. Quello ricordiamo, era il primo, ricordiamo era mio padre il priore. Poi ci siamo stati in tanti, ci dobbiamo provare. Però una volta secondi, qualche altra volta, e ora 41 anni sono lui. Che volevo dire? Tanti di questi ragazzi non sono nati, non erano nati. Tutti questi, tanti nessuno, non erano nati. Nessuno. Vedete l'entusiasmo di questi ragazzi. È una bolgia, io ne ho vissuti praticamente tutti, non ho mai visto ad una vittoria, una festa così grossa. Forse neanche a Siena ci viene così. Ma no, a Siena non lo so, perché ma ti affermo che lo garantisco. Fazzoletto, quindi mi sta così di quella. Porca miseria, ecco. Fatta. Nicola Priore della Gondrara Pila, ex. Una sensazione è come assurda, se l'hai assurda. Indescrivibile, una gioia immensa grazie a Priore. Ci avete provato tutti. È stata una gran fatica in tutti questi anni. Ringrazio tutto il direttivo che è ancora. Ha fatto un lavoro eccezionale, non so più che dire, grazie. Maniscalco, ah. E la sorella del proprietario. Proprietario? Diamante prezioso,
sempre il destro in questa finale storica per la contrada Pila. Era l'ultimo cavallo estratto, la sorpresa, non ci davano, nessuno ci dava per favorito, però noi si sapeva quello che si portava. Abbiamo portato un cavallo in ordine, deciso, serio, che con le mani giuste, con le mani di Alessandro, ha fatto il suo, ha fatto quello che si fa bene. Corre, vince. Veniva da un buon momento? No, assolutamente no. È stato un cavallo che è stato usato per un altro tipo di competizione, a pelo, a noi non ci piace. No. Abbiamo ripreparato per le competizioni a sella. L'accoglienza qui tra i contrarraioli di Pietra Pila, l'accoglienza tra i contrarraioli, come sta? Bellissima, bravissima gente, accogliente, super ospitale. Siamo felici per noi e poi siamo felici per loro perché se lo meritano. Abbiamo vinto! Abieri! Grazie! Ma che siamo fatti? Noi, questo... Quando siete tutti, grazie. Una cosa d'accordo ve la faccio fare, però quando siete giunto, grazie. Andiamo dentro. Una vittoria, mi sono fatto! Sare, è vero! Priore! La vittoria del Palio dell'Italia nell'82 mondiale. A riferimento a quella lì. Sono due cose diverse. E l'emozione è quella perché è venuta prima, ma questa immensa. L'aspettavamo da tanto tempo. Sono stato priore anch'io, quindi posso capire questi ragazzi quando l'aspettavano. È giusto così, se lo meritano.
la vittoria del gruppo, del Contrarioli. Il gruppo. Avete sempre mantenuto lo spirito. Dove i ragazzi stavano presenti, hanno sempre onorato e vinto. Ma laddove la sorte, questa volta, ha sovrastato anche la sorte, perché è stato bravo, bravissimo. Grazie. E poi invece l'avete... è una gioia immensa per la Contrarapina, per questi ragazzi che ci hanno creduto sempre e lavoravano 365 giorni all'anno per questo giorno qui. Di Michele Iorizzo, contestato da alcune contrarie, poi ha detto
a me va benissimo anche così. Va benissimo, è il più bello di tutti. Più bello. Un anelico per lei, non mi ha mai abbandonato all'inizio alla fine. Grazie a te. Dal 1982 ce l'abbiamo fatta! Dall'altra parte del mondo per fare pila. Esattamente. Adesso faccio il video. Peggio, è fermo. Fermo e ragazzi, la piazza è bianco-azzurra! L'artista del palio, qualche critica un po' nel clima un po' del palio per lo stile sempre, però è un artista, ha vinto una contrada che lo desiderava più di tutti questo palio, anche questo però è una forma che ha valorizzato la sua opera. Indubbiamente, perché il primo palio che hanno vinto loro non aveva né torre né cavallino, quindi è stata come una premonizione e io non sapevo dei colori e ho chiamato appunto la Madre Celeste per il primo. E quindi è stata anche insomma una cosa fatta, sembra quasi apposta, ma io non c'entro nulla. Com'è stata questa settimana a Fermo? Lei ha esposto, ha anche fatto... qui a Palazzo dei Priori, insomma c'è stata una grossa affluenza, aspettavo qualche altro ragazzo della pila, un po' facinoroso, ma non sono venuto, quindi li aspetterò questa sera. Diciamo
senso. La sensazione che ho avuto quando ho visto il fiume bianco-azzurro entrare sul percorso, ma guarda, anche già durante una corsa che il Fantino ha dipinto, Fiori ha dipinto perfettamente, perché è stata una cavalcata, cioè si capiva subito, voi lo iniziavate a capire immediatamente, no? E io sono di San Martino, mio padre è di Pila, e praticamente iniziavo a sentire l'emozione di questo momento, perché era una cosa che come sindaco avrei voluto vivere. Voi tutti lo dicevate da tempo, ma se vinciamo noi, quello che succede in città, ma in senso bello, no? E oggi l'abbiamo visto. E credo che questo sia un regalo per l'intera cavalcata, e quindi se è per l'intera cavalcata è per l'intera città. Oggi credo che avete dato una scossa veramente forte, e quando ho visto voi correre, io lo dico tranquillamente, gli occhi mi si sono inumiditi. È stata una cosa, ricordo, non so chi era, mi si è voltato una persona, una donna vestita di bianco-blu, adesso non mi ricordo, ho detto tutto a posto sindaco, perché cioè, non è che San Martino era arrivato secondo, quindi non è che era un altro tipo di commozione negativa, perché io credo che per la città è stato un momento veramente stupendo, è un momento su cui la cavalcata può continuare a crescere. Ma sindaco, il concerto di Lisa la vittoria di Pila. Una piazza così il 15 agosto non è stata mai vista, ragazzi. Siamo devastanti! Ormai dico sempre quello, che ho fatto tanti ringraziamenti in sede al Duomo, nella chiesa Santa Caterina. Grazie a tutti, siete veramente fantastici. Oggi abbiamo gettato il cuore oltre l'ostacolo, abbiamo fatto un miracolo. Grazie Alessandro, al gruppo Corsa e a tutti voi, e a Cavallo che è stato devastante come tutti noi. Cizzo. Thank you.
sede in piazza. Ha portato bene, abbiamo spaso il sale per tutto il percorso, dalla partenza all'arrivo in piazza, alla postazione dove si andava a pescare in sede. Quindi è un sogno, ragazzi. Ma io ancora non realizzo, ve lo dico subito. Oltre naturalmente a tutto il tuo popolo. Allora, Michele, sarai ricordato nella storia della cavalcata dell'Assunta e della Contrada Pila. Beh, io l'avevo detto quando c'è stata la presentazione il 28 luglio che è stato che sarà un palio di innovazione. Infatti non ci sono alcuni temi a voi classici come la torre e il cavallo. Ma in realtà il vostro primo palio, se vi ricordate bene, nell'82 non aveva neanche la Madonna. Bravo. Quindi bravo. È stato anche, insomma, come dire, vero. Una piccola coincidenza, appunto, che poi ha fatto vincere il palio, mi sembra, no? Bene. Palio della cavalcata dell'Assunta 2023. Priore, io chiedo il permesso, qua Rei, Claudio, vado avanti. Fiori, un applauso! Il Pontino vittorioso! Alessandro Fiori, anche per te, a fine gara, così parlando, hai ovviamente ricevuto il tributo che sicuramente ti è dovuto, ma hai condiviso questa vittoria con Diamante Prezioso. Raccontacela. Allora, innanzitutto sono molto... Tutto per te. No, innanzitutto. Vai Alessandro, raccontaci. Ti devo ringraziare per l'accoglienza e l'ospitalità, perché veramente, guarda, ho passato dei giorni fantastici. I ragazzi, giustamente, dopo tanti anni, avevano voglia di vincere e quindi siamo stati tranquilli e sereni. Le cose sono venute bene, perché alla fine la fortuna non deve mancare. E ecco qua che si è vinto. Palio di Michele, anche nella storia del palio dell'Assunta e della Contrada Pila, il tuo saluto alla curva dei contradaioli biancocelesti prima ancora di arrivare a tagliare il traguardo. Sì, lì ci tenevo tanto, perché giustamente i giorni prima li vedevo belli carichi e loro se la meritavano tutta e volevano vincere per forza, ed è giusto che ti cambiavo anche così. Zanoboni, il giornalista che ormai da tanti anni è qua, affermo, giornalista Sky tra l'altro, e quindi esperto appunto di ippica e di grandi circuiti, ha detto che quello che ha visto oggi, e cioè l'invasione del popolo del Mascheroni, prima ancora che i cavalli tagliassero il traguardo, gli ha ricordato il palio di Siena. Quindi non lo so, vedete voi questo paragone fatto tra la Contrada Pila e una delle contrade del palio più famoso, certo, al mondo. Certo, quella voglia di vincere ce l'ha da parte di tutti, come la Contrada, il Fantino, ma soprattutto anche i proprietari, che veramente anche loro hanno dedicato tantissimo tempo a questo cavallo qua, anzi, e hanno fatto vedere anche loro quanto vale il cavallo, ecco. Quindi la passione, i giorni fuori di casa con 40 gradi, quindi bisogna ringraziare anche loro, i proprietari,
che veramente ci mettono anima e cuore nelle fare le cose. Quindi bisogna ringraziare Mirko, Matteo, Chetti, Carmela e tutto Ilaria e tutto un bel team. Allora, anche loro. Sindaco, sinceramente... andiamo oltre, perché è giusto così. Chiamiamo il proprietario del cavallo. I proprietari sono tre. I proprietari, sì, sì. Ora... Sono un bel gruppo. Prego. Prego, prego. Vai, priore. Ragazzi, io ringrazio logicamente loro che sono stati professionali, ma questa è una storia d'amore. Mirko, proprietario del cavallo, contrarraiolo, la nostra contrada cemellata a voti. Ma che vogliamo di più, Mirko? Quest'inverno il 17 gennaio eri a Buti, perché c'ero anche, è stato in quell'occasione lì. Bella, sentiamo. Oh, no. Ah, nasci da prima. È nata nel 2016. Ah, ecco, ok. Da anni loro vengono qua, noi andiamo su, c'è proprio una bellissima amicizia fra noi e loro. Oggi c'era lui, ma c'erano anche altri 15-20 contraioli contro l'ascensione. Bello. Il sogno. E poi ve lo dico. Certo. Adesso sogno... facciamo parlare anche Mirko. Il sogno della moglie del capitano qualche giorno fa si è sognato prima la tratta che vincevamo noi il palio col diamante. Quindi Martina, non so dove stai, sicuramente sarai in viaggio per tornare a Buti, non lo so veramente. Sentiamolo. Grazie a loro due che sono gli altri due soci, grazie infinite, grazie. Vogliamo sentire dalla viva Matteo. Voce. Vai, Matteo. Ciao Matteo! Com'è stata questa esperienza del palio dell'Assunta di Fermo? Emozionante e poi avevamo un carico di responsabilità enorme, perché comunque sia il cavallo, l'ultimo estratto del lotto, l'ultima contrada, la contrada nonna. Noi debuttanti al palio di Fermo e si è vinto il palio. E quanto è bello, fiori su diamante. Sì, io non so cosa dire. Avevo un carico di responsabilità soprattutto perché ci conosciamo da tanti anni. Volevo capitare nella vostra contrada per l'amicizia, ma avevo la paura di fare male. E invece è stata la cosa più bella del mondo. Grazie di cuore a tutti, grazie. Siete i numeri uno. E adesso Teddy, tocca a te. Due parole tocca pure a te. Due parole. Allora, io... Sicuramente per voi è una giornata stupenda, ma vi garantisco che lo è anche per me, perché io oggi ho realizzato, penso, il più grande sogno della mia vita ed è bello averlo realizzato insieme a voi. Grazie. Con la voce rotta giustamente dall'emozione, è bella, insomma, condividere. Intanto facci sentire se hai ancora un pizzico di voce per salutare la tua contrada e la piazza intera. Beh, vado in pressione. Siamo veramente tanti. Io ancora non me ne rendo conto, veramente. È veramente difficile, però è la gioia più grande che abbiamo... Non lo so, non la sono mai vissuta, la gioia più grande è così. Grazie a tutti perché siamo bellissimi, davvero, bellissimi. Allora, facci sentire se hai ancora un pizzico di voce per salutare la tua contrada e la piazza intera. Beh, vado in pressione. Siamo veramente tanti.
Io ancora non me ne rendo conto, veramente, è veramente difficile, però è la gioia più grande che abbiamo, non lo so, non l'ho mai vissuta, la gioia più grande è così. Grazie a tutti perché siamo bellissimi, davvero, bellissimi.